Lodi, candidato sindaco del centrodestra, riunito dopo, diciamo, mesi di campagna elettorale in cui sembrava diviso. E ti chiediamo intanto che campagna elettorale stai vedendo qua oggi, qua al mercato ci siete un po' tutti, quindi volevamo Allora, sapere le prime impressioni di campagna. diciamo intanto diciamo che è stata una candidatura un po' inaspettata per me, quindi in poco tempo abbiamo dovuto diciamo organizzare il tutto. La gente sembra che risponda in maniera positiva. Ho avuto tanti attestati di stima dalla parte di tanti cittadini e quindi niente, sono fiducioso, contento, sarà una bellissima esperienza. E speriamo veramente di poter incidere positivamente sulla città, anche perché questo è l'unica cosa che mi spinge a farlo, nel senso che io ho ancora un bimbo piccolo, quindi per me è un grosso impegno, però la cosa che voglio è incidere fortemente sulla città. Che impressione hai avuto rispetto agli elettori e ai cittadini? Abbiamo fatto un giro per il mercato, non c'è tutto questo entusiasmo intorno alla politica. Voi con il gazebo e già con questi primi giorni, che impressione state avendo? Che riscontro, che risposta dai cittadini? Allora, sicuramente le persone sono un po' disinnamorate di quello che poi è diciamo, la vita politica della città. Io dico sempre che non c'è vita sociale senza la politica, perché tutto ciò che facciamo dipende da quello. Il mio obiettivo è veramente riavvicinare tutti alla cosa pubblica, a informarsi, a sapere. Perché la politica non è solo lamentarsi, ma è anche fare, impegnarsi e quindi io spero di riuscire a fare questo, quindi riavvicinare le persone all'andamento della città, ecco, a come la città viene gestita e viene appunto amministrata. E un'ultima cosa, ti chiediamo un po' la priorità vostra del programma, anche sentendo un po' i cittadini, quale potrebbe essere, insomma. Allora, io per quello che per chi mi conosce sa che io nasco nel centro storico, per me la priorità è ridare vita al centro storico, perché a oggi è il luogo, secondo me, simbolo della nostra città. È stato un po' abbandonato in questi anni, quindi l'idea è ridare decoro, ridare appunto vita al cuore pulsante che poi è quello della nostra città. Altra cosa su cui stiamo lavorando molto è sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché veramente Mentana cioè, ha dei problemi forti su questo argomento. E l'ultima cosa è una città green, cioè noi vogliamo veicolare una città della qualità, perché vogliamo che la città torni ad essere vivibile da tutti, ma senza il traffico cittadino, quindi cioè, cerchiamo di renderla più, come dire, più ecosostenibile, ecco. Grazie, in bocca al lupo. Credo.